Radio DJ, DJ Capitalia fino a mezzogiorno, il venerdì mattina, dopo Aldo, Giovanni e Giacomo, anzi come dice Michele, mio figlio che ha 5 anni, Giacomo, Giacomo, Giacomo. Ah, sì, eh. Voglio andare al cinema a vedere il film di Giacomo, Giacomo, Giacomo. Bene. Bene, dopo Aldo, Giovanni e Giacomo è arrivato Aldo Rock. Anche se in comune con loro c'è il fatto che si parla di corsa, visto che l'abbiamo fatto almeno grazie a Giovanni. Un po' più vecchio, ah, Giovanni, ho capito. Quello che sembra proprio uno dei giuriati, c'ha il physique du role. Kevin Costner da vecchio. To the Wild, buongiorno a tutti i nati per essere selvaggi, sì, o quelli inselvatichiti col tempo. Salutiamo Kevin Costner, se è all'ascolto, se sei all'ascolto sappi che fuori onda sei stato insultato da Aldo Calandro, Aldo Rock, che ha definito Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, Kevin Costner da vecchio. Ma che ne sa questo? Buongiorno uomo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sai che ti ho pensato questa mattina, perché leggendo il quotidiano ho letto un trafiletto su una regata famosa, un mondo che io non conosco, sì, per nulla, però insomma la notizia è abbastanza interessante e sembra un po' queste cose che racconti tu ultimamente, come si chiama? All'ultimo minuto. Ultimo minuto. C'è una regata in solitario, sì, che è praticamente il giro del mondo in solitario, senza scalo e senza, sì, assistenza, sì, pronti, partenza, via, chi arriva arriva, se no sono fatti i vostri, sì, che si chiama Vendée Globe, sì, che è in pieno svolgimento. Uno skipper francese che si chiama Yann Elias si è rotto una gamba, evidentemente mare in burrasca, sì, che ne so, sì, è facile, si cade, montando, smontando, certo, le vele, è caduto, certo, si è rotto una gamba e è rimasto appunto particolarmente in solitario, non c'era assistenza. Un altro regatante è tornato indietro compromettendo la sua gara per assisterlo. Sembra un po' un racconto dei tuoi questo, no? Sì, anche se comunque tieni presente che ha una barca, la barca funziona, ha comunque scorte di viveri, scorte d'acqua, la situazione non è disperata, cioè, però da solo, in mezzo all'oceano indiano, con una gamba rotta, certo, è bello, però con Bruno gamba rotta, nell'oceano indiano, che racconti? Mi viene in mente, c'era un navigatore solitario che a un certo punto su una piccola barchetta ebbe un attacco di ernia, tu pensa, un attacco di ernia, no? Questo sai cosa fece? Cioè questo si appese a testa in giù sull'albero della vela per 48 ore per far rientrare l'aria. Per scaricare l'aria. Cioè, ma chi è questo? Esiste veramente, c'è anche un libro bellissimo di questo navigatore. Dio, no, un navigatore molto famoso. Un navigatore molto famoso. Comunque cose di questo genere succedono. Stamattina volevo parlarti di questa famosa impresa, questa grande sfida. Il Challenge era una corvetta inglese, sai che gli inglesi nell'Ottocento erano i dominatori del mare, uh-huh, quindi volevano a tutti i costi far pesare questa presenza marina e quindi vollero fare un giro del mondo speciale facendo un'indagine su tutti quelli che erano i misteri degli oceani. Ma quindi, già il nome della barca è indicativo, Challenge, che è sfida. Perché Challenge? Perché comunque anche noi in questo momento della vita ci apprestiamo a delle sfide, quindi il racconto di questa nave secondo me è significativo. Il racconto partirà dopo questa canzone che guarda caso si chiama This is the Sea. That's not the river, this is the sea. Così durante il disco che ascolteremo con piacere mi racconti che cos'è una corvetta. Una corvetta? Non ti preoccupare, hai tutto il disco per raccontarmelo. È una nave a vele quadre, uomo, ha bisogno del vento in poppa per andare, ha bisogno del vento in poppa, se no non va, le gabbie non vanno. Piazzale Corvetta. This is the sea, questo è il mare, cantavano i Water Boys, i ragazzi d'acqua, quindi ci siamo veramente immersi. No, sai perché ho voluto parlare di mare? Mi sono dimenticato la premessa. Perché c'è la giacca da Nostromo. No, questa è Combat Search and Rescue, quindi okay, più Search and Rescue, cioè recupero. No, perché tu sai che con le grandi nevicate, questo weekend non si può andare a sciare, soprattutto nella zona del Piemonte, di Camelot. È troppo. C'è troppa neve. Io
venerdì scorso ho parlato delle valanghe, ecco, cioè, ce ne sono state veramente troppe. E oggi parli del mare, sì, ah, no, anche mamma per, no, anche perché io vivo a Camelot dove scorre il fiume, that was the river. Michael Challenge. Però io amo il mare, l'oceano. E allora il Challenge a un certo punto inizia a girare il mondo. Ricordiamo, perché si fa sapere a posto in ascolto, siamo nel 1872, il 21 dicembre del 72. Gli inglesi mandano questa nave molto agile. Molto agile, veloce, al posto dei cannoni. Quanti marinai a bordo? 221. 221 scienziati, biologi, chimici, fisici, volevano scoprire... Quindi giro del mondo a scoprire quello che ancora non si era scoperto. Non si sapeva. Quindi parte da Portsmouth, arriva alle Canarie, poi dalle Canarie quindi attraversa l'Atlantico e va ad Halifax. Da Halifax torna alle Azzorre, dalle Azzorre va alle Bermuda, per questo perché deve seguire i venti portanti, cioè quelle navi lì vanno solo col vento in poppa più o meno. Certo. Poi arrivano alle Azzorre, dalle Azzorre fanno la traversata alle Bermuda, vanno giù verso il Brasile, Capo di Buona Speranza, arrivano nell'Oceano Indiano, toccano... Capo di Buona Speranza vuol dire sotto la Sud America, passano Sudafrica. Cioè, quindi tornano... Brasile, Capo di Buona Speranza, in mezzo c'è un bel pezzo. Sì, 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 proprio Brasile, tu segui i venti portanti, arrivi nel Capo di Buona Speranza, entri nell'Oceano Indiano. Il Brasile e l'Africa erano lo stesso continente, quindi la punta del Brasile non è molto lontana dalla punta dell'Africa, adesso la dico... È lontanissima, però meno di quanto sembra. Ok, comunque entri nell'Oceano Indiano, toccano le isole Kerguelen, che sono delle isole disabitate, quasi le isole più a sud dell'Oceano Indiano, quasi vicino al mare Antartico, quindi c'è tempeste incredibili. Tutto su una corvetta di legno nel 1872. Esatto, grandi marinai, 221 eccetera. Persone. Da lì arrivano finalmente in Australia, dall'Australia attraversano, vanno fino a Hong Kong, quindi tornano un po' indietro, da Hong Kong vanno nelle Filippine. Quanto stanno via? Stanno via 3 anni e mezzo. Ecco, mi sembrava un viaggio un po' impegnativo. Altro che Isola dei Famosi, mi viene da dire. A un certo punto, questa è la grande scoperta, una delle grandi scoperte, arrivano tra l'isola di Guam e questa profondità marina, quella che poi divenne la Fossa delle Marianne. Loro scoprono che c'è un fondale, non scoprono la Fossa delle Marianne che è 11.000 metri, ma ne scoprono una che si chiama l'Abisso Challenge, si chiama tuttora Abisso Challenge, a 8.000 metri. 8.000 metri. Ecco, lì c'è un'isola dove tu puoi andare in vacanza. Cioè, lì c'è un'isola bellissima che si chiama Isola di Yap. Pensa, in questa crisi mondiale, nell'isola di Yap c'è il denaro a forma di pietra. Cioè, ancora adesso. Ancora adesso ci sono delle banche, sai che c'è il problema delle banche che ogni tanto... lì le banche sono solide, perché i soldi sono larghi 4 metri. Sono molto solide. Sono 4 metri. Quindi c'è questo posto bellissimo. Ma sai perché questo denaro è importante per loro? Perché in pratica loro lo portarono da un'isola all'altra, su queste piroghe, e fai conto, era difficoltoso portare su una piroga una pietra da 4 metri. Quindi è questa che ha determinato il loro valore, capito? Quindi questo ti fa capire com'è la vita. Cioè, se tu vuoi dare importanza a qualche cosa, devi fare, combattere, sì, esatto. Devi fare delle cose importanti, devi fare qualche cosa, capisci? Combattere per i tuoi diritti. You gotta fight for your right to party, bigger race.